Cascia, che è l'ultimo arrivo in casa del Padova. Cascia ha giocato nel corso del secondo tempo. Il Padova ha conquistato una vittoria davvero molto importante, soprattutto sul piano dell'autostima che può essere garantita a questa squadra. Alla luce, tra l'altro, di una sfida che ha riproposto di fronte due squadre che erano state protagoniste anche nel corso degli ultimi play-off. L'inviato Massimo Zennaro. Dopo la delusione dei play-off con Padova e Regina eliminate dalla Novara, le società hanno scelto due strategie opposte. Cambia molto il Padova, mentre la Regina mantiene la stessa struttura dell'anno scorso. Parte meglio il Padova, punizione dalla tre quarti di Milanetto, il colpo di testa in mischia di Ruopolo, palla mezzo metro alta sulla traversa. Poi c'è questa ingenuità del portiere Kovacic, che mette a terra due volte il pallone, punizione da appena dentro l'area di Milanetto, il tocco con la mano in barriera di Cosenza. Per l'arbitro è rigore, lunghissime le proteste regine, poi però tira Cutolo, colpisce male la palla alta sulla traversa. Due minuti dopo però biancoscudati in vantaggio, Marcolini per Dramé, il sinistro, la deviazione di Emerson, Kovacic spiazzato, la palla in rete, 1-0 del franco senegalese del Padova. Ancora pericoloso Dramé, il tiro questa volta con il destro raso terra lato di un metro a destra della porta di Kovacic. La Regina, la sua reazione, bello il tiro in corsa di Bonazzoli, respinto con i pugni dal portiere padovano. E ancora Castiglia, questa volta la gran botta da fuori, vola Pellizzoli e mette in angolo. Il Padova sfiora il 2-0, perfetta poi la punizione di Marcolini, che pesca solo nell'area piccola Ruopolo. L'attaccante però fatica a coordinarsi e il tiro è da dimenticare. La ripresa parte di nuovo forte la squadra di casa, un'azione corale, Ruopolo, Cutolo, Dramé, il tiro però è debole e dal canto fatica a crederci. E subito dopo è la Regina che spreca Bonazzoli per Campagnacci, ad un paio di metri dalla linea di porta, il colpo di testa è fuori. E subito dopo ancora un errore della Regina, c'è un bel diagonale di Rizzato, è bravo Pellizzoli, la palla però finisce sui piedi di Castiglia, che tira sull'esterno della rete da ottima posizione. E nel Padova a questo punto entra anche il bomber Cascia, accolto da un grande applauso, ma è la Regina a cercare il pari fino all'ultimo minuto. E Ceravolo dal limite, Pellizzoli alza in angolo e ancora una opportunità questa volta per Bonazzoli, il pallone che supera il portiere del Padova ma finisce di poco alto. All'ultimo minuto le proteste regine, Castiglia finisce a terra in area a contatto con Cuffa. Per l'arbitro però l'intervento è regolare, Bonazzoli non ci sta, chiede il rigore e viene espulso. È la prima vittoria stagionale del Padova, che ha giocato una buona partita, ma probabilmente il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio per quanto visto in campo. La Regina però ha sprecato, questa sera ha sprecato davvero troppo. Il migliore in campo è stato Marcolini, il centrocampista del Padova. Ricordo il risultato, Padova batte Regina 1-0. La linea può tornare allo studio. Grazie Massimo Zennaro, ci agganciamo proprio a quello che ha detto il nostro collega da Padova, in particolare a questo centrocampo della formazione veneta con Marcolini, non solo, italiano e Milanetto. Uno è di troppo. Milanetto possiamo dire però che sia il colpo del mercato di Serie B. Sicuramente, giocatore che mi è sempre piaciuto molto anche a livello di Serie A. Serie B gli va ancora stretta, visto l'efficienza fisica ancora abbastanza elevata. È chiaro che tre giocatori che sanno costruire molto bene forse vengono a mancare un po' sotto il piano della dinamicità, però faccio un esempio abbastanza sciocco: il Barcellona gioca con tre centrocampisti d'attacco, tolto Busquets che forse è quello con caratteristiche un po' più difensive, ma Xavi, Iniesta, giocatori che non sanno difendere però stanno sempre lì, quando hai il pallino in mano va bene così. Dal canto è bravissimo, li fa giocare bene. E posso fare un complimento a Milanetto, che ha lasciato il rigore a Cutolo, rigorista. Milanetto è noto per essere un rigorista eccezionale, ha lasciato battere a Cutolo perché forse pensava di fargli del bene. Invece al non è stato fa così. Sempre piacere fare gol. Vincenzo, posso
aggiungere qualcosa a quello che hai appena detto? Devi Mario. Mario, cioè, prego. Il discorso vale per quanto... Quando è la palla? Per quando parliamo dal punto di vista offensivo. Oggi la Regina ha creato un numero di palle gol veramente notevole e sono arrivate palle gol da tutti i tipi, dall'esterno, centrali, in mischia, con tiro da lontano, con tiro da fuori. Quindi grande attacco della Regina, Bonazzoli, Campagnacci, Missiroli, un reparto di assoluto valore. C'è Ravolo e Ragusa che entrerà tra poco, quindi ha veramente dei numeri importanti in fase offensiva la Regina. La Regina domani sera partirà un nuovo campionato per loro, perché nel momento in cui si chiuderà il mercato, perché sono tutti giocatori sul mercato, nel momento in cui si chiuderà il mercato saranno tutti molto più sereni e concentrati. Questa è una squadra che arriverà fino alla fine, anche perché grande società, allenatore molto equilibrato, persona molto seria, che riesce a trasmettere tranquillità, organico di primo ordine. Questa è una squadra che arriverà fino in fondo e ripartirà dai 20.000 dello scorso anno nei play-off a fine campionato. C'era una squadra che non giocava in casa da 63 anni nel campionato di Serie B. Parliamo del Gubbio. Non è andata benissimo al Gubbio, è andata molto bene al